Allora, dicevo che oggi l'argomento è i cavalli che tirano nella capezza e i cavalli che ci spingono, ok? Quindi i due opposti, diciamo. Chiaramente siamo qui per dare degli spunti, non è che stiamo qui per parlare di 10 strategie diverse, ne diamo una per ogni tipologia di, chiamiamo, di problema. Allora abbiamo due bei cavalli nei video, abbiamo una puledrina di 1 anno, la mamma è Ofelia dell'Alberese, e la puledrina è una maremmana di 1 anno, appena incapezzata, quindi è molto interessante anche vedere questo video di questa puledra. Magari molti di noi si sono trovati in situazioni dove puledrini piccoli magari o invece che scappare o che magari è un pochino più solito vederlo, magari ecco, spingono un po' di più, magari sono cavalli per l'appunto molto domestici e incominciano un po' a spingerci, a giocare un po' con noi. Quindi vediamo questa puledrina, dicevo, ciao Simona, Luis, ciao Lucio, dicevo questa puledrina, il babbo è Zefiro del Petriccio, è uno stallone maremmano bellissimo, andatelo a vedere su YouTube, è fantastico. E la mamma, dicevo, è Ofelia dell'Alberese. Mentre il primo video che andremo a vedere invece sarà il video dello stallone, questo stallone che ho in addestramento già da un mesetto. E lo stallone è un altro bel cavallo, è Hannover Holstein, è un selle italiano però, ed è un cavallo di cui il padre è Arco Terzo. Arco Terzo è stato un cavallo molto forte, quindi insomma, per chi vuole andare un attimino a vedere. Ciao Giovanni, Duccio, Giovanni è mio papà. Grazie per esserci. E la mamma invece di questo stallone, abbiamo detto, il babbo è Arco Terzo, stallone bellissimo, ha vinto anche parecchio, mi sembra, nel salto ostacoli. Non sono proprio andato a vedere a profondo, ma vi consiglio di farlo voi. E poi abbiamo la mamma che è Luce Luce nel salto ostacoli e ancora lei sta facendo. Ciao Jasmine! Sta facendo le gare ancora. Va bene, aspettiamo qualche minutino. Se per caso, ciao Eleonora, ciao, grazie per esserci. Se qualcuno ha diciamo qualche domanda o vuole già. Cioè io quello che vorrei fare oggi è veramente una diretta dove vorrei parlare con voi, vorrei domande, vorrei dubbi, opinioni, cioè vorrei veramente poter rispondere alle vostre domande se ci sono. E niente, spero chiaramente verranno fuori. Allora, se mi date ancora 1 minuto, aspettiamo 1/2 minuti, un attimo, che si stanno arrivando altre persone. Intanto, ripeto, vi ringrazio per esserci. Simona, ciao Simona, grazie per esserci. Arco Terzo, ecco, grazie di aver scritto Eleonora. Eleonora Margherini è una mia amica, beh, prima cliente, poi è diventata anche amica, ma insomma amica, alla quale ho cercato di dare una mano con un cavallo da salto ostacoli, una cavalla bella, insomma, non è che spingeva, semplicemente girava al sedere e cacciava quando provavi a mettere il piede nella staffa o provavi a mettere lo sgabellino per montare, no? E lei, niente, lei sta dicendo che Arco Terzo è tanta roba, sta scrivendo nella chat e in effetti io ho visto che il cavallo merita. Ciao Giulia, ciao ciao, come stai? E la zia non la saluti? Sì, che ti ho salutato, è che c'era l'audio che era spento, scusa zia. Poi devo fare finta che non sei mia zia perché ci vuole il numero delle persone. Eleonora Gazzone, ciao, 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 grazie per esserci. Quindi io direi che possiamo iniziare, se siete d'accordo, iniziamo. Gli altri poi si collegheranno, solo perché volevo essere sicuro, che tutti quanti noi potessimo seguire anche i video. Bene. Allora, abbiamo detto che iniziamo a parlare dei cavalli che tirano nella capezza, innanzitutto, va bene? Quindi il prossimo video che vi manderò qui in diretta sarà con lo stallone, va bene? Ci sarà l'audio, io starò zitto per 2 o 3 minuti, cosa difficilissima per me, e poi commentiamo insieme. Vi consiglio veramente di guardare questo video dello stallone perché c'è un momento in cui lo stallone, insomma, dice un po' la sua, va bene? E anche vedere un po' il mio atteggiamento a
assertivo, non provocatorio, non andare a buttare benzina sul fuoco, ma smettere la richiesta, la mia azione quando questo bellissimo stallone riprende ad andare sulla retta via, diciamo. Va bene, allora vogliamo innanzitutto parlare, ci sono delle domande che farò dopo il video, quindi se lo guardate io dopo vi farò la domanda, eh. Il perché i cavalli tirano nella capezza. Oggi ho avuto anche l'occasione di avere un commento sulla locandina di una persona carinissima che spero si colleghi perché probabilmente ci sarà anche lei, dove diceva che non è il cavallo che tira nella capezza, ma bensì la mano che si oppone. Bene, anche questa è una verità. Bisogna fare attenzione a come usiamo le parole, in quale senso. È una mano che si oppone o è una mano, quindi la mano che si oppone cosa sarebbe? Che tira nel senso opposto, va bene? Mi oppongo a questa pressione che io sento nella corda e tiro ancora di più. Ecco, volevo rispondere a questa gentile persona che ha scritto un commento e ben venga, che è giusto e l'ho scritto anche che sono d'accordo con lei, però bisogna vedere se la mano tiene, e questa è la grande differenza, oppure se la mano tira, perché se la mano tira, in effetti è la mano che va a opporsi alla traiettoria che il cavallo sta tenendo insieme alla capezza, per dire in un cerchio. Se tiro, sono io che vado veramente a oppormi sul cavallo, ma se tengo, sarà il cavallo che si deve adeguare un pochino a seguire determinate pressioni e seguire determinati tracciati e determinati spazi. Ora volevo andare avanti e dopo questa piccola parentesi di questo commento che ci tenevo a farlo per questa signora che mi ha risposto, andiamo a vedere il perché, eh? Il perché tirano. Allora, secondo voi perché tirano? Se qualcuno vuole scrivere qualcosa, intanto ci sono vari, chiaramente ci sono vari motivi perché un cavallo tira. Se parliamo, possiamo raggrupparli in quattro punti, ho pensato io. Una potrebbe essere per paura, una potrebbe essere per dominanza, va bene, o diciamo una reazione forte. Ora questo termine che usiamo di questa dominanza non c'è proprio, non c'è tanto ammesso dirlo dominanza, quindi diciamo reazioni forti, va bene? Confusione, quando un cavallo è confuso, l'abbiamo visto, molti di voi l'hanno visto, può tirare a destra, a sinistra, indietro, oppure perché il cavallo è distratto in quel momento, c'è anche questa componente qui, oppure anche quando un cavallo combatte. Ora, non è che io combatto con i cavalli, neanche i cavalli combattono con me, insomma si cerca veramente, soprattutto con gli stalloni, di avere un buon feeling perché il limite è molto sottile con gli stalloni. E quindi combattimento nel senso che il cavallo combatte con la capezza, magari intendo questo, va bene? Quindi abbiamo tutto questo tipo di reazioni che portano a che cosa? Portano a un riflesso di opposizione. Quindi il cavallo che avrà paura quando io magari faccio, se io faccio una lieve pressione sulla capezza, potrà sottrarsi a questa pressione. Per andare come dire, in fuga. Un cavallo dominante, diciamo, oppure un cavallo un pochino più sicuro di sé, potrà opporsi alla pressione per non avanzare o non fare la cosa che noi vorremmo che lui facesse o la richiesta. Quando un cavallo è confuso, peggio che mai, va bene? Anche lì abbiamo questi riflessi di opposizione. Cos'è il riflesso di opposizione? Quando noi prendiamo la corda della capezza, incominciamo a mettere linguaggio, cioè prendo leggermente un pochino di pressione graduale e il cavallo invece che cedere alla pressione ci va contro, quindi tira indietro o tira di lato solitamente, va bene? Sì, Ricky, scusami. Allora, un attimino, c'è una domanda di Giulia che mi dice fuga, distanziamento e non capisco bene, non capisco qual è bene la domanda, magari scrivi un attimino, e anche Riccardo, opposizione, sì, ah esatto, nel riflesso di opposizione, probabilmente era un'affermazione quella di Ricky, grazie Ricky. Ciao Francesco, intanto riprendiamo un attimino il discorso, quindi c'è questo riflesso di opposizione. Non so, anche può capitare mentre longiamo un cavallo, finché facciamo passo e trotto va tutto bene, quando chiediamo il canter magari ci porta via. Quindi
Questo è un altro riflesso di opposizione, ma anche uno schema che può diventare, va bene? Quindi diciamo che grosso modo abbiamo detto che i cavalli possono tirare nella capezza, quindi opporsi, quindi avere questo riflesso di opposizione, perché noi abbiamo mani che tirano e non mani che tengono, questa è una gran differenza. Provate a prendere una cosa e tirare o prendere quella cosa e tenere quella cosa, e c'è una grande differenza nel vostro linguaggio, nel vostro atteggiamento quando facciamo questo. Quindi bisogna un attimino anche vedere il perché, giustamente, come diceva quella signora, diceva, ma è la mano che si oppone, giusto? Se tiro non va bene. Lorella, grazie per aver scritto. Il nostro linguaggio non è chiaro, esattamente quello che stavo un pochino arrivando ora. Quindi se il nostro atteggiamento, se no, noi mettiamo già troppa pressione, già per come siamo, per la configurazione del nostro viso, magari per come camminiamo, qualcuno è abituato a camminare veloce o troppo, anche uno troppo lento, perché uno troppo lento può sembrare un ladro che entra nella casa tua la notte, no? Come si dice? Quindi tutti questi fattori fanno sì che poi magari il cavallo può tirare nella capezza. Una cosa importante che vi voglio dire è che spesso usiamo corde lunghe con cavalli che ancora non hanno informazioni nella capezza. Cosa voglio dire? Spesso si sente dire prendiamo una bella corda lunga perché ho un puledro e tengo la corda lunga. Ma io sono d'accordo fino a un certo punto, ma questa è la mia opinione, poi la verità la dice il cavallo sempre. Io invece sono per una corda, diciamo, intorno ai 4 metri, per farvi capire, insomma, nell'equipaggiamento del Pirelli abbiamo le corde di 3,70 proprio per un motivo, però è la corda più corta che c'è nel Pirelli, diciamo, per iniziare. Poi dopo c'è la 7 metri, poi ci sono i lazzi, ok? Ma non tengo magari un puledro con una corda molto lunga e non lo lancio lontano da me in un cerchio o da qualche parte o non faccio nessun tipo di esercizio difficile per lui fino a che il cavallo non è in grado di avere le informazioni nella capezza. E quali sono le informazioni nella capezza che dobbiamo dare? Quando tiro nella capezza, che lui ceda e venga in avanti, quindi dovrò fare veramente dei piccoli step. Quando tiro la capezza, quando tiro la corda, scusate, di lato, vorrei che il cavallo venisse verso di me e non si opponga. Quindi devo prima inserire tutti questi codici prima di cominciare ad avere la distanza. Un'altra cosa importante da guardare è ovviamente anche lo spirito del cavallo, perché noi qui ora vedremo a breve questo video dello stallone. Questo stallone qui diciamo che è uno spirito, se possiamo classificare i cavalli in tre categorie di spirito, se lo possiamo fare, diciamo che abbiamo un alto spirito, un medio spirito e un basso spirito. Allora, diciamo che un cavallo di alto spirito potrebbe essere benissimo anche un bell'arabo che è di alto spirito, però magari spesso gli arabi sono leggeri nella capezza. Ma se abbiamo un mix tra, che ne so, un arabo e uno stallone, come vediamo dopo, un Holstein, diciamo, come temperamento, abbiamo anche un cavallo che è di alto spirito, ma solitamente non tirano molto nella capezza per andare via, ma magari non dico che ci affrontano, ma ci guardano e piuttosto magari tirano indietro piuttosto che scappare di lato. Mentre quando, e non è una regola, non è una regola, io vi dico solo questo perché è quello che nella mia esperienza, nella mia piccola esperienza, cerco di trasmettere a voi. E poi abbiamo cavalli di medio spirito, e qui magari passiamo su un cavallo. Non lo so, come dire, un cavallo da passeggiata, diciamo un medio spirito che si può accendere ma non si accende, sta un po' lì, che può benissimo anche, diciamo, alternare questo medio spirito su alto e basso spirito. Quindi cosa succede? Quando un cavallo magari lo longiamo, come dicevo prima, nel trotto, tutto va bene. Quando magari lo inviamo nel canter, va bene, mettiamo pressione, noi dal centro mettiamo pressione. Il cavallo legge questa pressione e continua a spostarsi sempre più verso l'esterno del nostro circolo, fino a che magari noi insistiamo, spingiamo ancora di più il cavallo per dire vai nel canter perché vogliamo il canter, e il cavallo invece di andare nel canter da mano sinistra per dire se ne va e se ne va via lungo la recinzione verso destra, trascinandoci con la corda, ci trascina per tutta l'arena. Io non so se qualcuno di voi ha mai visto qualche scena di questo tipo, io anche sono stato un partecipante di queste scene in prima linea. E tutto nasce dal fatto, per l'appunto, che dicevo che
I cavalli, innanzitutto, uno non hanno le informazioni della capezza, ma anche quando hanno le informazioni della capezza può diventare uno schema, tirare e portarci via da dove siamo e andare dall'altra parte, senza che siano tanto eccitati o di paura. Questa è proprio più una cosa di fisicità che il cavallo usa con noi ogni tanto. E poi abbiamo magari i cavalli di basso spirito. Basso spirito, beh, possiamo fare un esempio tipo i TPR, per chi non conosce questa abbreviazione, sono i tiro pesante rapido, ovvero quei cavalloni grossi che tirano le carrozze, per dire, ecco, quelli sono cavalli di basso spirito. Semplicemente, magari un esempio che posso farvi è: abbassano la testa e vanno nella direzione opposta a vostra con molta tranquillità al passo, portandovi a giro per campi e quant'altro. Bene, quindi questi sono un po' i punti, ok? E anche una cosa che dobbiamo stare attenti noi quando longiamo il cavallo è che noi siamo coloro che mettono pressioni ai cavalli, va bene? Perché? Perché quando usiamo linguaggio, e poi lo spiegherò nel video, si capisce meglio. Scusami che leggo la domanda, e lì è finita perché imparano a usare la propria forza in maniera sbagliata. Ecco, Eleonora Margherini dice per l'appunto, grazie per aver scritto innanzitutto, lei dice, sì, loro poi imparano a usare la propria forza in maniera sbagliata, giustamente. Noi vogliamo incentivare il cavallo a seguire il tracciato, va bene, del cerchio, in questo caso, come si vedrà nel video. E il cavallo invece si oppone e incomincia a capire che può andare dalla parte sbagliata. Bene, in questi casi è proprio ora che vediamo questo video, cosa posso fare per interrompere questo schema in questo caso, va bene? Proprio come diceva Leonora, imparano dai nostri errori, ok? Quindi noi tiriamo nella corda, spingiamo con la frusta ancora più avanti il cavallo, dice: ehi, ci sono certi cavalli che ci guardano e dicono: benissimo. Io vado da tutta l'altra parte adesso, me ne vado da tutta l'altra parte, tu usi troppa pressione e io me ne vado. Quindi diciamo che possiamo andare a vedere il video di questo stallone e dopo il video ci vediamo. La domanda è, quale pressione uso per questo cavallo che tira nella capezza. Va bene? Allora, guardiamoci un attimino questo video e poi lo commentiamo. Grazie mille. Eccoci, allora siamo qui con Lucifero, come abbiamo appena accennato. Non fai Per chi si scrivere. è collegato con noi solamente ora, parliamo dei cavalli che tirano nella capezza e parliamo dei cavalli che spingono nella nostra area personale. E con Lucifero, questo bellissimo stallone sella italiano, andiamo a vedere proprio quello che ho detto un attimo fa insieme a voi qua sulla telecamera, là sulla telecamera. Andiamo a vedere i cavalli che tirano in capezza, cosa possiamo fare. Allora, vediamo un po', io mando il mio cavallo in cerchio, lo mando un po' a spingere contro la capezza, ok? Lo invio. Come si vede la corda è abbastanza tesa. Quando è tesa tanto faccio questo, cambio di direzione, porto il cavallo da me. Faccio un cambio di direzione, là, anche qua, molto bello da vedere, il cavallo che tira nella capezza, dico vieni da me di nuovo, cambio di direzione e in avanti. Spero che si veda bene. Già ora si comincia un po' a intravedere la corda che non tira. Vediamo all'altra mano, quindi cambio di direzione, mando il cavallo dall'altra parte. Lo aspetto, vedete che qui di nuovo tira, cambio di direzione, nel frattempo viene verso di me, là, lo lascio andare in avanti, ecco qua che per la prima volta lui incomincia a chiedere se può stare vicino a me, avete visto? Quindi in questo momento la cosa da fare chiaramente sarà creare questa zona di comfort insieme al vostro cavallo e fare quello che magari pochi fanno per la preparazione alla longe del cavallo, ovvero camminare per molto tempo. Qui chiaramente nel video andiamo avanti, andiamo a vedere un po' la progressione. Mando il mio cavallo nel cerchio, lo faccio la longe come facciamo in tanti, così continuiamo anche a spingerlo un pochino. Vedete quando si appoggia? Di nuovo, cambio di direzione, così rompo questo schema che lui ha di appoggiarsi alla capezza.
lo invio in avanti e vedo se lui, anche a mano sinistra, vorrà chiudere il cerchio. E aspettiamo un po' e vediamo cosa ci dice. Ah là, ecco che di nuovo arriva. Vedete che devo recuperare la corda perché lo stallone qui, Lucifero, sta decidendo un po' di chiudere il cerchio. Lo mando un po' in avanti e vediamo un po' se... Ah là, che chiude il cerchio. Molto bene, molto bene, molto bene. Ecco qua. Ecco, questo è un po', vedete che la corda proprio negli ultimi cerchi che lui ha fatto non ha più tirato. E chiaramente posso anche invitare piano piano il mio cavallo a venire vicino a me, va bene? Ecco, diciamo, grosso modo, questa è una buona strategia, quindi cambio di direzione, vedere se ancora il cavallo tira nella capezza, ricambio direzione. Se il cavallo incomincia a non tirare più in maniera, come si è visto prima, in maniera molto forte nella capezza, rimango assertivo e aspetto un po' di vedere se lui chiude il cerchio e viene verso di me. Quindi spero che questo vi sia stato chiaramente d'aiuto e ritorniamo un attimino alla diretta. Grazie. Bene, allora dicevo, questo è quello, si vede un po' lo stallone che muove la testa quando lo invio nel cerchio, va bene, fa un po' così, ma lo stallone l'ho fatto di proposito, lo prendo da freddo così com'è, lo porto in campo proprio per vedere le reazioni e poi io chiaramente le metto a posto e quando è bello fluido chiaramente smetto. Ora, ora mi sentite? Sì, ok. Scusate, anche Nina, la saluto, grazie per esserci, scusate per questa cosa. Andiamo avanti e poi si vede un momento dove lo stallone, in un cambio di direzione, lui si agita un po', diciamo, combatte, tra virgolette, un pochino, si alza, eccetera, e come vedete la mia mano, la corda, non è che io la tiro, non è che la muovo o la tiro, rimango fermo con la mano. Muovo lo stick dietro di lui e non addosso a lui, perché non lo tocco lo stallone, perché dovrei toccarlo, non si arrabbierebbe un po' di più magari, ma metto un po' pressione dietro al suo posteriore per farlo venire da me, va bene? E poi quando viene da me non è che dico bene, basta, carezze, baci, abbracci, no, vieni da me e gli ricordo, ma ricordati che stiamo giocando il gioco del cerchio, ovvero per chi non lo conosce, lo possiamo chiamare, ricordati che stiamo lavorando sulla longia. Bene, allora la domanda è quale pressione ho usato con questo cavallo? Sappiamo, alcuni di voi già lo sanno, alcuni di voi già sapranno la risposta, ma sappiamo che c'è una pressione costante e una pressione ritmica. Quale delle due ho usato in maniera più evidente? Aspetto delle vostre risposte. Quale sarà? Intanto volevo anche farvi capire l'importanza, ma l'ho detto anche nel video, del cavallo, di dargli di quando tirano nella capezza, di non mettere più pressione per mandarli dove vogliamo noi, in avanti nel galoppo, ma anzi interrompere questo tipo di dialogo, portarli da noi con un cambio di direzione, comunque tutti quanti possiamo correre in direzione opposta da dove tira il nostro cavallo, portarlo da noi, fargli sentire che vicino a noi e quando c'è il cambio di direzione non c'è più tutta questa tensione della corda e nella capezza, e riproporre il circolo nella direzione nuova. Ogni volta che sentiamo il cavallo, ciao Adriano, una volta che sentiamo il cavallo tirare troppo nella capezza, quando è troppo? Lo sentite? Questa è un po' una cosa che va sviluppata e va sentita. Sicuramente se i vostri piedi si muovono verso di lui è un po' tardi, nel senso che sta già tirando un pochino troppo. Allora qualcuno ha risposto. Allora, Nina dice che ho usato di più la pressione ritmica. Nina è una studente Parelli, fa horsemanship, sta in un bellissimo posto da Jasmine e Tommy, dal Fior Alice, li saluto anche tutti loro. Ricky dice tutte e due, ok, è vero, ma bisogna sceglierne una. Mi chiede nel momento in cui si è opposto di più. Sì, Ricky, sì, lo chiedo nel momento in cui lui si oppone di più. Qual è veramente la fermezza che io adotto? Con quale
Pressione, rispondo con fermezza, se può aiutarvi. Ecco, finisco il discorso, scusate perché ho letto delle risposte. Quindi il cavallo, quando noi lo vogliamo spingere dal trotto al canter, perché è lì spesso che viene, come dire, nasce un po' il problema, eh? Va bene, perché o alcuni non vogliono galoppare, va bene, o altri magari galoppano troppo forte o sono troppo emotivi in quel momento, non sono quindi impulsivi, ma diventano, non hanno impulso, scusate, ma diventano per l'appunto impulsivi, quindi dobbiamo andare più cauti lì con questi tipi di cavalli, però è lì un po' che nasce il problema. Quindi abbiamo detto cavalli che non vogliono avanzare, quindi tirano una capezza per un po' come schema, perché sanno che possono usare della fisicità con noi, l'hanno scoperto ben presto. E poi abbiamo dei cavalli che invece magari diventano emotivi e vanno in fuga e quindi tirano, ci portano via. Quindi ogni volta che abbiamo questo presentimento di un cavallo troppo emotivo o di un cavallo troppo furbo, diciamo così, che è uno che pensa a lungo la notte, richiamiamolo comunque da noi, perché è l'unico modo per ottenere poi una buona longe, quindi passo, trotto e galoppo, una discreta, nelle prime transizioni semplici. Vogliamo che il cavallo torni da noi. Più lo riportate da voi, e più il cavallo vorrà stare con voi, ok? E quando torna da voi, fate passo, tanto passo, anche 5 minuti di passo, di modo che il cavallo dice, beh, non è male quando torno qui. E poi avrete il problema opposto magari domani, che non riuscite a mandare il cavallo lontano da voi, ma mettendo solo un po' di pressione, un po' di linguaggio, scoprirete quanto è facile far seguire il tracciato a un cavallo in questa maniera qui. Quindi il nostro percorso, il nostro modo di pensare è diretto, passo, trotto, magari in galoppo, e quando sento che ho quel problema, quando avvertite quello, ormai è chiaro, ve l'ho detto, riportato da voi. Questa non è una strategia che può funzionare per tutti i cavalli in qualsiasi situazione, però se qualcuno di voi poi vuole mandarmi vuole fare una lezione online o vuole discuterne con me, insomma, basta che mi contatti in privato. Allora, vedo che molti di voi hanno risposto. Allora, c'è cioè Nina aveva risposto che era ritmica, Ricky ha risposto che erano tutte e due, poi gli ho detto devi sceglierne una, e aveva scelto la pressione costante. Eleonora Margherini, resisti senza tirare e usi la ritmica. Eleonora, per sbloccare la posizione del cavallo che in quel momento si blocca opponendosi, creando comunque del movimento. Allora, guarda, innanzitutto voglio dire grazie chiaramente per aver commentato. Allora, vi dico che la risposta giusta comunque a quello che io ho chiesto è costante, e la risposta più completa, perché costante? Perché rimango fermo con la mano, perché dov'è che voglio insegnare a me stesso a stare fermo con la mano e al cavallo cosa vorrei che lui capisse? Che io sto fermo con la mano e lui si sentirà comodo e potrà venire verso di me perché io lo accoglierò a braccia aperte, cedere alla pressione della capezza che avviene dietro le orecchie, una zona molto vulnerabile per il cavallo, lo sappiamo, i predatori vanno a prenderlo lì il cavallo o la zebra perché ci sono le ossa anche lì vicino, quindi quando affondano gli artigli è finita per lui. Comunque, per tornare a noi, la risposta più completa è quella di Eleonora, ha voluto giocarsi questa carta, hai fatto bene Eleonora, ma grazie anche agli altri che hanno risposto, perché anche Ricky ha detto tutte e due, e in effetti è vero perché sia Ricky che Eleonora, ma anche molti di voi hanno conoscenza e sanno esattamente cosa sto facendo, magari più di altri, insomma, siamo qui tutti quanti per imparare. Quindi la risposta bella, completa, lo dice Eleonora, dice per sbloccare l'opposizione del cavallo che in quel momento si blocca, opponendosi, creando comunque il movimento. Quindi lei dice tieni la mano ferma e creo del ritmo dietro il posteriore di questo bellissimo stallone. Bene, grazie mille per aver interagito. Allora, andiamo un po' avanti. Se non ci sono altre domande, ma le potete fare anche alla fine della chat. Abbiamo adesso un altro video, è un pochino più lungo dell'altro, dura 6 minuti, va bene. Questa è una puledrina di un anno, è qui da una settimana. Allora, abbiamo detto che la mamma è Ofelia di Alverese e il babbo è Zefiro del Petriccio, uno stallone maremmano, la fine del mondo, bellissimo.
Complimenti a chi alleva anche cavalli maremmani e non solo cavalli tedeschi come il nostro Lucifero. Questa cavallina è qui da una settimana e si chiama Luce. Cosa deve fare questa cavallina? Questa cavallina dovrà andare a fare una rassegna di morfologia, va bene? Quindi il proprietario mi ha chiesto un attimino di dargli una mano perché la cavalla cosa fa? Continua a entrare nel proprio spazio, nel nostro spazio personale. Immaginiamo di avere una bolla intorno a noi e questa cavalla continua costantemente a spingerci. Quindi una cosa che volevo dire, no? Quando è che, perché, no? Perché l'argomento è perché i cavalli spingono? Beh, innanzitutto è molto naturale per loro spingere, perché pensiamo un attimino alla mamma che ha il puledrino. Cos'è che insegna la mamma al puledrino? La spinge per spostarla o verso il branco, o la spinge per dire vai a mangiare lì sotto alle mie gambe. La spinge anche quando si deve alzare, l'aiuta, ad alzarsi. E poi la accompagna magari nei primi passi, no, non che tutti i cavalli fanno questo, però si sa che le mamme spingono il puledro, chiaramente in maniera gentile, con una pressione costante come quella che ne abbiamo un pochino parlato prima. Quindi il fatto di spingere non è maleducazione, ma è, diciamo, un po' troppa confidenza, va bene? Quindi i cavalli che spingono, uno dei motivi perché la mamma lo fa anche con i bimbi da piccoli, quindi perché i piccoli non dovrebbero spingere, fa parte del loro linguaggio. E poi abbiamo le solite 3-4 parole, possono spingere per dominanza, va bene, possono spingere per confusione, perché un cavallo spaventato o confuso alza la testa e butta la spalla addosso a noi, soprattutto se noi per lui non valiamo niente, oppure che non deve stare attento a dove mettere i piedi e ce li mette sopra, non so se avete mai visto il cavallo con la testa alta e magari la persona che lo tiene sotto è appesa quasi a questo cavallo spaventato che si fa un po' portare in giro dappertutto. Oppure abbiamo cavalli anche che spingono con la bocca, perché vengono lì con la bocca, aprono la bocca, mordono, spingono e ti lanciano indietro. Quindi sono cavalli molto fisici, solitamente, dico, sono stalloni. È chiaro che è difficile vedere questi comportamenti. Abbiamo qualche video in qua e là su YouTube, che magari ci può dare un esempio ma non sappiamo il perché. Quello stallone ha fatto così con quella persona, perché gli è andata addosso, perché l'ha spinto, non sappiamo quello che c'era prima. Ricordiamoci sempre che il sottoscritto qui è sempre dalla parte del cavallo. Se uno stallone mi spinge, mi morde, vuol dire che non l'ho letto io bene e dovevo stare attento. No, di certo perché io gli faccio del male allo stallone, ma semplicemente che non sono stato attento a dove era lui e al suo linguaggio di corpo. Quindi io sono dalla parte dei cavalli, come immagino tutti voi che mi seguite. E allora, in natura cercano anche di spostare gli altri cavalli, come abbiamo detto. Poi lo fanno anche con noi. Ci sono anche dei video, cosa fanno anche gli stalloni? Spingono altri stalloni in una lotta, diciamo, per accaparrarsi qualche femmina o qualche altro cavallo, va bene? Qualche altro amico da portarsi via, di creare il loro branco. Cosa fanno? Entrano dentro il branco, si scontrano sicuramente con gli stalloni che difendono il branco, si spingono proprio, si calciano, si mordono, si rampano, ma ci sono dei momenti dove girano il sedere, vanno contro l'altro cavallo, lo spingono, poi magari dopo lo calciano. Ci sono dei bellissimi video anche su National Geographic Channel o così, che hanno fatto vedere delle bellissime storie di cavalli al branco, liberi, insomma, molto, molto bello, e in cui si vede chiaramente anche il comportamento dei cavalli che chiaramente si spingono. Quindi ecco, diciamo che il cavallo alle volte spinge perché siamo noi che glielo insegniamo. Com'è che noi glielo insegniamo? Se per dire voglio spostare la spalla del cavallo, per dire, o il sedere del cavallo, magari spesso mettiamo la mano col palmo in questa maniera e spingiamo il cavallo. E il cavallo si trova molto comodo a spingere sul nostro palmo della mano. E cosa fa? E siamo noi stessi che insegniamo a lui a rafforzare l'idea che spingere è una cosa naturale e anche bella da fare, perché ci ha visto, l'ho spostato. Ricordiamoci anche che nel programma Parelli spesso si sente parlare del gioco di chi muove chi,
cioè il cavallo, va bene? Se io cavallo muovo te cavallo, io ti muovo e io tengo i piedi fermi, come sappiamo nelle varie lezioni che avete fatto sicuramente anche con altri istruttori Parelli, e insegnano anche a capire proprio che i cavalli vincono un po' il giochino di chi muove chi e anche chi spinge chi. Quindi ci sono dei cavalli che riescono a spostare altri cavalli e dicono: hai visto? Io riesco a spostarti e tu no. Oppure altri cavalli che dicono: vedi, io riesco a spingerti col mio linguaggio di corpo in un posto scomodo, va bene? E sono tutti giochi di relazione che i cavalli fanno. Va bene, quindi ricordatevi che spesso siamo noi che insegniamo ai cavalli a spingere, eh? E come ve l'ho detto, dobbiamo magari essere un pochino più precisi nel linguaggio, più puliti, e spiegare al nostro cavallo bene, 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 a cedere alla pressione e a non entrare nel nostro spazio personale. Allora, io direi che adesso andiamo a vedere questo video. Dura un pochetto, lo so che questa diretta è andata un po' per le lunghe. Comunque, vediamo un po' chi resiste e andiamo a vedere un attimino questo video di questa puledra che invade lo spazio. Va bene? Buona visione. La domanda che farò alla fine è con quale zona mi spinge questa puledrina? Grazie mille, a dopo. In questo momento vedete che la cavalla si appoggia un po' a me, prova un po' a vedere se quando faccio questo, senza spaventarla, può capire di fare qualche passo indietro. Voglio provare un po' all'altra mano, non voglio stare troppo tempo a muovere lo stick se la cavalla non tira e non scappa, quindi muovo un po' lo stick e cercherò di tenerla alla mia destra. Sì. Come si vede? Qui è bello da vedere perché la cavalla si capisce che accetta molto più volentieri l'uomo, in questo caso me, sulla sua parte sinistra, eh? Quindi preferisce controllare la situazione con l'occhio sinistro. Già qui dobbiamo rafforzare un po' questa cosa, equilibrare e dire non è male neanche sulla destra. Vediamo un'altra volta se posso inviare un po' la cavalla alla mia destra. La inviterò a stare innanzitutto alla mano desiderata e come prima cosa chiedo a lei di dare chiedo do a lei delle informazioni di spazio, ma non voglio subito prendere uno spazio troppo importante tra me e lei, e voglio fare una delle cose più semplici che c'è ed è camminare con lei. Ed è camminare. Sta per cambiare occhio, si butta un po', questo modo di fare che si vede che butta un po', alza la testa e butta la spalla contro di me, è un po' tipico dei cavalli, di alcuni cavalli, non è niente di male, dobbiamo solo difendere un po' la mia zona, visto che di questo stick, vedete come cerco di posizionare la spalla dove mi serve e di chiedere a lei di avanzare un po', molto bene. Quindi con molta calma perché la cavalla potrebbe tirare anche troppo nella capezza. Là. Quando lei fa questo per un primo momento, vedete come mi spinge? Ok? Lo accetto. E perché lo accetto? Lo devo accettare perché devo accettare il fatto che sta a mano destra in questo momento qui. E non voglio creare altra scomodità per il momento. Quindi voglio che lei dice qua è giusto. E se io incominciassi a spingerla via da me, lei incomincerebbe magari a dire: ma allora devo andare a sinistra? E invece in questo modo, come vedete, mi lascio un po' spingere. Bene, visto che la cavalla è così, tra virgolette, confidente, volevo parlare un po' di questa cosa. Quando un cavallo è confidente, è un po' come le persone. La troppa confidenza toglie reverenza, però devo stare attenta perché io sono un umano. E lei è una preda, si sta comportando da preda un po' invadente, un pochino, ma con questo non toglie il fatto che voglio codificare, che voglio stare a destra. Bene, vedo solo se riesco a fare un altro giro a destra con lei, senza che lei cambi di mano. E poi incomincerò a mettere il mio stick qua e
incomincerò a battere un po' lo stick sul garrese e vedete che la spalla è uscita, adesso lei stava di nuovo cercando di andare a sinistra e di nuovo batto il mio stick sul garrese, tendo la corda per dire vai in avanti e la picchietto là e la ringrazio, e quando cerca di andare a sinistra con la mano sposto il naso, di nuovo lei si appoggia e di nuovo vedete vado a battere lo stick sul garrese, molto bene, di nuovo le dirò no, tappo i buchi dove lei non deve entrare o le porte, scusate, quindi di nuovo mando in avanti, questo vuol dire vai avanti, accarezzo ma non verso, non contro di me. Là, lei fa tutto questo, quindi va contro la pressione. Lei non lo fa per cattiveria, pensa solo che sia giusto andare in alto. Là, e la fa, e la lascio comoda. Lei viene verso di me e io proteggo la mia zona. Perché noi pensiamo che i cavalli, siccome sono piccoli, hanno bisogno di chissà quale tipo di codice o di informazione insieme a noi, ma loro ci hanno già letto benissimo, lei ha già letto che può entrare nella mia zona privata, quindi come avete visto in questo momento cerco solo di proteggermi, e inizialmente ho lasciato che lei spingesse all'interno di un cerchio me, ma in questo momento però adesso gli sto dicendo anche di darmi un po' di spazio. Rivediamo ancora una volta, quindi tiro la corda, metto lo stick sul garrese, vedete che la spalla viene verso di me e qua incomincio a picchiettare in maniera da educare e dico ora aggiungo un ingrediente, dico vai in avanti e non verso di me. Là, non è facile per un cavallo, dobbiamo pensare che il cavallo non è che è contro di noi in questo momento, sta solo sperimentando quello che io sto sperimentando, ovvero un linguaggio che sia coerente. La mia coerenza nasce da qui. Lei ora non muove i piedi, non faccio più di questo. Ora va indietro, la seguo un po'. Essere persistenti e passivi in una posizione appropriata, là, dà sempre i suoi frutti. Poi lei mi viene di nuovo addosso e io dico non venire addosso con il tuo garrese, ma nello stesso tempo abbiamo cominciato a mettere del movimento in avanti. Qua devo battere, devo fermare i piedi e dare scomodità. Voilà, no problem. Yeah. Perché la sua risposta è quella di mettere la sua spalla contro di me. Coerenza nel linguaggio. Alla. Se viene verso di me, picchietterò un po' di più e gli dirò qui gratto, quando vieni qua, spingo. Là, molto bene. Vediamo. Ah, meglio? Sì, e infatti non ho picchiettato. Bene, ripetiamo. Tiro nella capezza, informazione numero uno, informazione numero due. Hola! Vediamo qui se viene contro di me. Ah, ah, sei nella mia area, lo stick si muove, è un gioco, diventa un gioco. Se entri nella mia area, vedete come sono fermo nel solito punto? Molto bene. Bene. Brava, Luce. Quindi, diciamo, per non mettere troppo stress al cavallo, troppa informazione, cosa facciamo? Facciamo una pausa ora. Perché? Perché non mi interessa che il cavallo faccia passo e trotto e galoppo alla longe. Mi interessa che il cavallo incominci a capire quali sono i perimetri. C'è un perimetro da seguire e è quello che fanno in natura. Pensate in un grande pascolo. Beh, se l'acqua è da una parte del pascolo e il fieno dall'altra, per dire, vedrete che i cavalli seguono 3-4 sentieri, insomma non è che ci sono sentieri ovunque, quindi è come gli animali selvatici, soprattutto le prede, caprioli, daini, chi è un po' della zona qui di tra Grosseto, Siena e via dicendo, chi è delle campagne, sa che questi animali attraversano le strade asfaltate nei soliti punti. Vabbè, questa era una cosa in più. Ora facciamo un piccolo break e ci vediamo tra un po'. Bene, grazie per chi è rimasto in collegamento. Lo so che è durata tantissimo questa diretta, non lo so benissimo che non va bene, mi sono diciamo un po' prolungato un po' troppo.
Allora, comunque le risposte, spalla e pressione ritmica. È giustissimo. Quindi quando dobbiamo difendere un po' la nostra zona, mi difendo un po' con la pressione ritmica. In questo caso, se la cavalla mi butta la spalla addosso, vado a picchiettare un po' sul gallese. Se invece mi avesse buttato il sedere addosso, vado a picchiettare un po' sul posteriore, tenendo sempre le distanze per un calcio e tutto quant'altro. Ecco, non so se avete visto un po' anche la differenza di dialogo tra il cavallo che era lo stallone prima e questa puledrina, insomma, questa puledra proprio come un bambino l'abbiamo presa e come l'abbiamo presa l'abbiamo riportata via dall'arena. Cioè, cosa voglio dire? Non ha fatto delle grandi fughe, non è scappata, è rimasta lì con me. Non ha avuto un trauma, ha avuto un'educazione in quel momento e non una punizione. E quindi ecco, l'ultimo messaggio che vi vorrei trasmettere è proprio quello di educare e non si educano i cavalli con la punizione. Magari un bambino, forse, non lo so, forse magari punendolo lo capisce, ma la punizione non è mai stato il mio forte nella vita, non penso che sia punendo una persona che capisce meglio, ma educandola e per l'appunto essere fermi nella propria idea e trovare proprio questa armonia dove il cavallo non si spaventa, dove il cavallo non diventa troppo invadente e cercare proprio questo equilibrio, come abbiamo fatto vedere in questo video, dove la cavallina, come è entrata in arena, se n'è tornata. Grazie Marzia, grazie di essere stata. Ciao, la saluto. È rimasta tale quale, ma il cambiamento c'è stato, è diventata più calma, ha incominciato a fare dei giri intorno a me al passo, non si è più impennata, al primo accenno ha incominciato a cedere alla capezza per appunto andare nel cerchio senza farsi picchiettare continuamente. Vedete che io, ripeto, con lo stick che usiamo viene usato in maniera diciamo persistente, passiva, non dovete andare ad aumentare la pressione più di quello, non serve. Anzi, se io avessi aumentato la pressione con lo stick ritmica, avessi diciamo picchiettato in una maniera più forte, la cavalla sarebbe andata sicuramente in opposizione, poco ma sicuro. Bene, allora, se avete delle domande, fatele pure, io sono qui. E poi vi volevo chiaramente, se qualcuno di voi. Ciao Emanuela, sei arrivata ora? Va benissimo, mi dispiace, è finita, è stata lunghissima. Però volevo dire, se chiunque di voi ha problemi di cavalli che spingono contro di noi o tirano la capezza o qualsiasi altro tipo di. Mi dispiace chiamarli problemi, diciamo. Qualsiasi altro tipo di linguaggio che il vostro cavallo non capisce o che voi non capite del vostro cavallo, mi farebbe molto piacere chiaramente aiutarvi. Possiamo fare delle lezioni online, oppure posso anche venire nel vostro centro volentieri, tanto tra pochino ci tolgono le catene a tutti, speriamo, speriamo. E quindi se qualcuno vuole approfittare, di questa occasione, magari fare un video mentre lavora il proprio cavallo e parlare con me in privato, ben volentieri, di qualsiasi cosa si tratta, spero di essere chiaramente all'altezza per poterti aiutare. Quindi io vi ringrazio infinitamente per questa lunghissima diretta, siete rimasti collegati insieme a me e niente, vi mando un grande abbraccio e fatemi sapere se vi è piaciuto, eh? Ciao, grazie, alla prossima! Allora, scusa, no, no, fermi tutti, fermi, non potete andare via. No, no, perché i cavalli tendono a fare la stessa difesa o comunque a stringere nel solito punto del circolo? Bella domanda, bellissima domanda. Perché i cavalli, diciamo, fanno delle uova di Pasqua più che dei cerchi? Ma perché siamo, penso Eleonora, che noi non siamo abbastanza chiari quando facciamo la longe al cavallo. Gli permettiamo di fare diciamo un pezzo di cerchio e magari una linea dritta, diciamo, va bene? Lì dobbiamo intervenire con il linguaggio e dire no, no, qui hai sbagliato, nel senso qui non è dove voglio che tu metti i piedi, eh? Quindi un suggerimento che ti posso dare, Eleonora, di questa bellissima domanda è: metti un piccolo birillo, mettiti un frisbee in terra, un qualcosa innanzitutto, e vedi se tu fai
un cerchio intorno a quell'oggetto mentre longe il cavallo. Alle volte siamo noi che magari senza accorgerci ci spostiamo un pochino più a nord o a ovest o a sud, diciamo, dal nostro punto centrale, diciamo, e quindi il cavallo semplicemente allarga e stringe, allarga e stringe, perché noi stessi magari non manteniamo un cerchio. Questo potrebbe essere uno dei motivi. Se vedi che il tuo tracciato è bello, è bello pulito, il cavallo seguirà il tracciato, altrimenti, e quindi scusa, mi stai dicendo, e quindi diventa uno schema volta dopo volta. Lo schema, bellissima anche questa, lo schema è una cosa che noi siamo complici di di quello schema. Perché siamo complici? Perché se io vedo che il cavallo non fa un cerchio, mi devo domandare dove sono io, innanzitutto, se la mia posizione è giusta, primo. Secondo, se alla prossima volta che lui taglia il cerchio in un solito punto, devo intervenire, devo fare qualcosa e devo correggere il mio cavallo e dire non è quella la traiettoria giusta, ok? Lorella dice conosco bene il birillo. E quindi lo schema, grazie Eleonora, spero di essere stato abbastanza, insomma, soddisfacente in questa risposta, ma contattami anche in privato o mandami un video che lo vediamo magari, perché i problemi possono essere veramente diversi. La nostra posizione o il cavallo che invade il nostro spazio, oppure c'è un'altra cosa da dire, la dico velocemente, che siamo magari in una zona del campo dove il cavallo, che ne so, andiamo a lungiare il cavallo in un angolo e in quell'angolo il cavallo ha paura, lì dobbiamo cambiare posto, dobbiamo prima cambiare il posto. Ciao Jasmine, grazie di esserci stata. Dobbiamo prima cambiare il posto, Eleonora, e andare a fissare le nostre andature e i nostri tracciati in un posto dove il cavallo è confidente e poi usare, quando il cavallo è diventato più confidente, usare un pochino la nostra guida, la leadership la intendo come guida, come dire, ehi, vai lì quando il cavallo è più sereno, perché altrimenti magari è spaventato dall'angolo ed è anche spaventato. Ed è anche spaventato ed è spaventato, diciamo, è anche un po' sotto pressione da noi che vogliamo che lui entri in quell'angolo, magari, ma in quell'angolo in quel momento non ci può entrare, quindi dobbiamo cambiare posto. Grazie mille per la domanda. Grazie Ricky, buona serata a tutti. Grazie. Come certo sempre ha risposto Eleonora. Siamo sempre un po' noi. Ciao Jasmine. Grazie, un abbraccio. Grazie mille, alla prossima.